Ci conoscete, conoscete con Emotion, siete venuti l'anno scorso? Io conosco attraverso Andrea Petrito. Attraverso Andrea Petrito? Sì, 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 perché sì, lo lavoravo anni fa e continuavo a seguirlo. Andrea Petrito è uno dei nostri, uno dei pilastri di Code Emotion, e lui gestisce tutta la parte che riguarda. Perché ovviamente dentro Code Emotion ci sono tante aree molto, molto rischiate, diciamo, e abbiamo tanti interessi differenti. Sicuramente la parte dello sviluppo giochi è una parte molto molto interessante. L'anno scorso a Roma, cioè quest'anno a Roma, c'è stata un'area molto grande proprio dedicata allo showcase dei giochi, insomma, che ha avuto molto successo, anche perché poi naturalmente si poteva proprio testare e provare dei giochi che sarebbero stati da venire, insomma. Ok, invece front-end, back-end, siete pronti? Siete pronto? Sono pronto. Ok. Beh, continuiamo a parlare dopo, tanto ci sarà modo e spazio. Tanto, intanto grazie di essere stati qui. Oh, il microfono. Sentite? Alza un po' la voce. Sì. Ciao a tutti, io sono Roberto Franchini, questa sera vi parlo di un uso particolare che abbiamo fatto noi in azienda di Redis. Abbiamo utilizzato per eliminare i duplicati su uno stream in tempo reale i dati in arrivo. Chi sono io? Sono Roberto Franchini, ho circa 15 anni di esperienza nel campo, mi occupo principalmente di back-end, il front-end non so fare assolutamente niente, farei delle cose orrende. Quindi scrivo software soprattutto per information extraction, natural language processing, opinion mining, e un sacco di altre bellissime buzzword. Implemento, quindi non disegno sulla carta, ma implemento architetture scalabili. Sono uno dei tre quattro coordinatori del GIU Torino, insieme a Simone e ad altre due o tre persone. Noi teniamo talk abbastanza regolarmente, una volta al mese, più o meno, da settembre a giugno, quindi siete invitati tutti a continuare la partecipazione, facciamo sempre cose divertenti, interessanti, e poi dopo alla fine andiamo a mangiarci una pizza. Anche se un JUG non siamo più strettamente legati a Java, si può parlare un po' di tutto, appunto. Probabilmente questo talk lo riproporrò al JUG piuttosto che altre cose che vengono fuori. Lavoro per Celi, che è un'azienda qua di Torino che si occupa principalmente di NLP. Con un'altra società di Milano in partnership produciamo Blogmeter, che è leader a livello italiano sulla social media analysis. Ad esempio, dopo domani sera siamo in diretta con Virus, con Porro in TV, non me ne vanto, però insomma, noi lavoriamo in diretta con loro. Per la social TV, insomma, quando twittate per guardare la trasmissione, probabilmente vi stiamo analizzando. Allora, di cosa parliamo stasera? Parliamo di Redis, vi descriverò un pochino che cos'è, quali sono le sue main features. Mi concentrerò maggiormente sugli aspetti di caching, sui contatori, quindi la possibilità di avere i contatori, e lo scripting di server side di Redis, e poi vi descriverò un pochino il nostro caso d'uso. È un caso d'uso reale, non è inventato, è in pre-produzione in questo momento. Se avete delle domande, cerco di rispondervi subito, se no poi parliamo dopo. Allora, che cos'è Redis? Questa è la descrizione che c'è nella prima pagina. È un key values e cache store open source, rilasciato con licenza BSD. Spesso è identificato come un data structure server, perché i valori che si possono associare a una chiave non sono semplicemente stringhe, ma si possono mettere stringhe, hash, list, set, order, set ordinati, bitmap, eccetera. Tra l'altro è made in Italy, perché lo sviluppatore Salvatore San Filippo è di Catania, l'ha forgiato direttamente con la lava dell'Etna. Chi lo usa? Lo usano in tanti, lo usano gente grossa, lo usa Twitter, lo usa GitHub, lo usa YouPorn, quindi tutte le sere lo usate. Usa Pinterest, usa Groupon, è uscito giusto un altro giorno un articolo del Technology Team di Groupon che ne spiegherà un po' il loro uso interno.
Twitter, l'ultimo post uscito sull'uso di Redis, lo stavo usando per le timeline, quindi quando guardate Twitter con qualsiasi client state usando Redis. Poi magari hanno anche cambiato e sono sempre in evoluzione. Ha un ecosistema ricchissimo, ho trovato client praticamente per ogni linguaggio conosciuto. Ovviamente più implementazioni nello stesso linguaggio, anche solo in Java ce ne sono un paio. Un paio in Go, ce ne saranno 4 o 5 in Ruby, eccetera. Trovate un sacco di materiale, articoli, libri. Se andate su SlideShare ci sono centinaia di presentazioni. Soprattutto, appunto, essendo usato da quelli grossi, è su iScalability un giorno sì e l'altro pure. iScalability, per chi non lo sa, è un bel blog dove quelli grossi si bullano delle loro architetture. Quindi vanno lì e pubblicano le loro architetture dicendo la mia è più figa della tua. Architettura interna proprio da 10.000 metri. Io non sono sviluppatore C, quindi non ho aperto il codice, non l'ho guardato, però se lavorate così a basso livello, andate su GitHub e forcate. È un server single threaded, l'avete proprio letto bene, quindi ricordatene quando tentate di scalarlo, ok? Perché anche se comprate un 24 core con 128 giga di RAM, usa solo un core. Il post su di Groupon di qualche giorno fa analizzavo questo caso qua, no? E mi pare che anche Twitter sostanzialmente deploy più server su una stessa macchina per utilizzare il core. Questo non è un ostacolo alle prestazioni perché su una singola macchina sembra che si possa arrivare a 500 richieste al secondo. Personalmente nel nostro caso d'uso Redis in questo momento non è assolutamente quello di bottiglia. Non arriviamo a questi numeri, quindi per ora non ce ne siamo neanche resi conto. Anche rispetto ad altre soluzioni alternative che abbiamo provato e utilizzato, non abbiamo avuto, cioè non siamo andati sui suoi limiti. Allora, vediamo quali sono le feature principali. Quindi, principalmente è un Key Value Store. Ma è possibile configurarlo in modo tale che abbia persistenza su disco, e quindi durabile. Lo accendete, lo spegnete, trovate sempre i vostri valori. È semplice da configurare in replica master-slave, anche con un master e più slave. Questo non l'ho ancora fatto, quindi si può leggere sul sito o trovare documentazione al riguardo. È possibile fare delle operazioni in modo tradizionale, così come è possibile utilizzarlo come una coda publish e subscribe. Server-side Lua scripting, quindi è possibile caricare degli script in Lua, che sono abbastanza semplice scrivere 4 righe di script che facciano quello che volete in Lua. Io l'ho fatto senza averlo mai visto prima. Un paio di googlate, Stack Overflow, sempre vicino a voi. Altre feature importanti, le chiavi possono essere inserite con un time to live e viene applicato un algoritmo di eviction LRO, quindi l'instance di use, approssimato, perché se ci mette troppo tempo si ferma e poi riparte dopo un pochino, per non imballarvi il server. Come già detto, le chiavi possono contenere valori di tipo string, hash, liste, set, eccetera. Quindi non è un semplice chiave, blob, chiave, string, ma è qualcosa di più. Si possono fare parecchie operazioni di lato server. Noi non le abbiamo usate, anche se abbiamo fatto degli esperimenti lo scorso anno, e una mia collega ha fatto alcuni esperimenti per vedere se si riusciva ad usare per fare certe cose un po' particolari, e in quel caso lì l'abbiamo scartato. Però è interessante perché sulle chiavi anche lato server si possono fare delle cose, sui valori delle chiavi si possono fare operazioni interessanti. Tra l'altro, proprio di qualche giorno fa, Antires ha fatto un post su Redis Cluster che è un po' nell'aria da tempo, invece adesso c'è, è una 3.0 RC1, e quindi sarà possibile costruire
direttamente un cluster di Redis distribuito, replicato, shardato, quello che volete, mentre invece finora era tutto un po' più artigianale, insomma, dovevate un po' costruirlo in casa. Allora, abbiamo tutti chiaro cos'è un Key Value Store? Sostanzialmente è una mappa per quelli che vengono da Java, un regresso accettivo per quelli che vengono da PHP, una dictionary forse per i Pythonisti, insomma, una chiave dei valori. Quindi il modello dati è rappresentato come una collezione di coppie chiave-valore di cui esiste una sola istanza di una singola chiave. Non ci sono ammesse chiavi duplicate. Tutto chiaro? Avete usato tutti le mappe, no? Ecco, pensate a una gigantesca, molto grossa. L'ho preso da Wikipedia, di definizione, così era... Poi magari era scritta un ragazzino di 13 anni, sbagliata, penso. E la faccio correggere a mio figlio. Allora, quindi in Redis possiamo mettere per una chiave che cosa? Delle stringhe, che sono anche dei blob o dei bitmatch, cioè tutte le stringhe sono trattate come dei bitmap. Questo è bello perché, ad esempio, potete fare operazioni sulle bitmap server side o end, tra i valori di due chiavi server side. Cos'è un hash table? Quindi avere sostanzialmente la persistenza di un oggetto, che poi un oggetto inteso come più un data object, insomma. Qui sulla seconda riga abbiamo... name Robs, name Frank, corrisponde a una chiave. Quindi una lista, una linked list di valori oppure un set di valori. Ovviamente il set non lo metti duplicati. Okay. Qui ci sono order set e ci sono altre strutture dati. Persistenza e quindi durabilità nel tempo del vostro server. Ci sono due gusti di persistenza, RDB che non ho guardato più di tanto, però viene scritto la documentazione perfetta per fare i backup del vostro database, e AOF che sta per Append Only Log, che è un pochino più dispendioso a livello di disco, che ogni operazione viene persistita su disco e solo aggiunta al file di log. La cosa bella è che viene fatto il replay allo startup del server, per cui voi lo buttate giù, lo ritirate su, viene fatto il replay di tutti i comandi che erano stati eseguiti. Se volete una persistenza, diciamo, simile a quella che potete avere con un DB relazionale tipo Postgres, che insomma è quasi indistruttibile quando lo buttate giù anche con stacco il signore della polizia staccato dalla presa del database, le potete usare entrambe. Visto che fa il replay allo startup e che è durabile, questo vuol dire che sono usate come una cache, alla memcache. Non dovete scaldarlo. Una volta che l'avete acceso, lui è già caldo. Quindi questo ha degli impatti notevoli per chi lo usa come cache davanti a un DB, ad esempio, perché il DB non viene martellato con le prime 100.000 richieste per scaldare la cache, ma la cache è già calda con le richieste precedenti. Oppure potete fare anche una cosa solo in RAM. Twitter sulla timeline lo usa solo in RAM. Loro hanno forcato e fatto delle modifiche sicuramente, perché l'hanno tenuto vanilla, però a loro non interessava la persistenza in sta roba, anche perché la vostra timeline è effimera e poi è salvata su altri chissà quanti tipi di storage e dietro. Usi casi d'uso comune che trovate appunto sui vari paper, sicuramente come cache. Come sistema di code, anche se io non sono molto convinto di questo caso d'uso, perché comunque al massimo potete tenere in una coda la quantità di dati che ci sta sulla RAM del vostro server, che può anche essere tanta, però finita quella non ce ne sta più. Sistemi di code più moderni tipo Kafka, che usano pesantemente il disco, non hanno nessun vincolo. Se avete un disco da 1 tera, potete tenere in coda 1 tera di dati. Sicuramente le applicazioni di sessione in ambito HTTP, usato come indice in memoria per accesso veloce ad altri tipi di dato, e attraverso l'uso dei contatori come generazione di disk centralizzato.
Questi sono i casi d'uso più comuni che ho visto in giro. Noi sostanzialmente utilizziamo come cache e come centralized division. Usarlo da linea di comando è facile, si setta il valore di una chiave, la si prende, si verifica la sua esistenza con semplici comandi. Normalmente ho visto che quasi tutti i client in qualsiasi linguaggio rimappano questi verbi sul loro client, anche perché sono abbastanza parlanti. Si può settare l'expire di una chiave, ad esempio a 3600 secondi, quindi 24 ore. Per incrementare il valore di una chiave c'è il comando INCRO e GET ci restituisce 1. Ad esempio, se voglio cercare tutte le chiavi che cominciano per user 2 punti asterisco, dove quindi questa è una regex, mi restituirà user 1 e user 2, suppone di aver inserito i valori di user 1 e user 2. Posso fare un multiple set, quindi passare più comandi alla volta, mget. Questo è il comando per inserire un hash. E quindi alla chiave user detail 3 metterò name rob, quindi chiave valore. E quindi per prendermi indietro, per farmi istituire tutti i valori, tutto l'hash, uso il comando hget. Transazioni, è possibile segnalare al server che una serie di operazioni vanno eseguite in modo atomico, semplicemente dando comando multi, tutti i comandi che vogliamo eseguire in transazione e l'exec. Oppure anche fare una cosa, un optimistic locking, quindi mettersi in watch sul valore, ad esempio, di un contatore, prendere quel contatore, sommargli 1, ovviamente potevo farlo con l'INC, far partire il multi e settare il valore e chiudere con l'exec. Qua ha delle policy di rollback che sono ben descritte sul sito, però la cosa importante da sapere non è tanto come farlo adesso, ma sapere che può fare delle operazioni transazionali. Gli viene facile perché essendo single threaded può bloccare tutti gli altri e fare quello che gli è richiesto di fare in modo atomico. I contatori, infatti, sono atomici, cioè l'esecuzione dell'operazione è atomica. Posso sia con il comando INCRO verrà incrementato di una sola unità, oppure incrementare del valore che preferisco un certo contatore. Se parto da 1, parto da 0, arrivo a 1, gli sommo 9, arrivo a 10. Allora, cos'è server side URL scripting? Insomma, immaginatelo un po'. Tutto fatto, via. Scusate. Adesso funziona troppo bene il telecomando. Allora, immaginatelo come una specie di storia possibile. Ok? Gli script lato server sono sandboxed, quindi potete solo accedere a quello che c'è dentro Redis, non potete scrivere sul disco o fare altre cose, non vi è assolutamente permesso. La loro esecuzione è comunque legata a un timeout, quindi anche lì non potete permettervi di fare operazioni estremamente lunghe. Se non ho capito male, non ho provato, se supera il timeout non viene abortito ma viene spostato. Insomma, cerca di portarlo alla fine in qualche modo. Non si sente? Ok. Ma la cosa più importante, almeno per noi, è stata che l'esecuzione di questi script è atomica, così come quella per i contatori. Quindi uno script blocca tutto e viene eseguito atomicamente sulla chiave di utenza. L'altra cosa comoda è che è sufficiente caricarlo una volta lo script. Con il comando script load, Redis ci ritorna un hash che identifica quello script, e quindi per eseguirlo uso il comando eval hash, l'hash, il numero di parametri che gli passo, quindi in questo caso 2,
e ottengo il risultato. Lo script è semplice, nel senso che esegue solo return della chiave 1 e 2, e basta, dei valori, delle valori corrispondenti alle chiavi 1 e 2 passate, i nostri dati. Però c'è una cache, quindi una cache degli script, che può essere anche flushata o buttata via, ricaricata, eccetera. Ovviamente anche questi vengono persistiti, quindi se spegnete e accendete vi trovate gli script già fatti, è sufficiente che il vostro applicativo, se sia messo da qualche parte, lo sia. Andiamo alle specie di caching. Potete configurare tutto il server per essere una cache. Questo cosa vuol dire? Che gli imponete al server una massima quantità di memoria da utilizzare, e la policy di pulizia delle chiavi, tipo all keys e LRO. Questi settaggi sono nell'unico file di configurazione che ha Redis, che si chiama ovviamente redis.conf, che è tutto commentato benissimo, è autoesplicativo. Inoltre tutta la parte di configurazione può essere fatta con appositi comandi anche dall'esterno, quindi potete riconfigurare a caldo Redis. L'unica cosa è che la parte di configurazione fatta a caldo non viene persistita, quindi eventualmente il vostro applicativo la deve riapplicare ogni volta che parte, ad esempio per sicurezza. Tutte le chiavi sono rimosse. Mi viene virato e non è bellissimo. Sono rimosse con un algoritmo approssimato LRU, questo è descritto anche sul sito, vi fa vedere un po' come pulisce la RAM internamente. Oppure potete usare un'altra strategia, che è quella di settare il TTL sulle chiavi, sulle singole chiavi, per cui potete avere all'interno dello stesso server delle chiavi con expire che moriranno, verranno ripulite da qui a, non so, 10 secondi, un'ora, 72 ore, e delle altre invece che rimarranno lì per sempre. Questo è quello che abbiamo fatto noi. Ok, vi faccio, non so se facciamo una cosa semplicissima. Io già ho installato Redis sulla mia macchina. Praticamente quando Redis CLI è il client in comando, appena entrate avete subito un DB a disposizione. Potete anche cambiare database, ce ne sono, mi sembra, 3 o 4 preconfigurati con un semplice comando select e passare da uno all'altro. Thank you.
Io mi metto sulla chiave user 2.1, ovviamente uso user 2.1, ma la chiave è una stringa, quindi potete mettere dentro quello che volete, un id, un uid, semplicemente uno, quello che volete. Quindi ho due utenti inseriti, se ad esempio li voglio vedere tutti. Ok, ne avevo altri dalle sessioni precedenti, c'erano anche il 3 e il 4. Vediamo un po' se c'è nel 3. Ok, solo umano. Bene. Facciamo subito la PM set. Se faccio adesso, se rifaccio keys user, telecom 16, vedo anche user detail 2.1. Per vedere tutto user detail non posso usare get, ma uso un hget. Perfetto, questo è quello che ho registrato. Va bene, passo alla nuova la demo. Quindi l'uso delle linee di comando è facilissimo. Attenzione ad esempio a far usare keys con la regex se avete milioni di chiavi dentro, ci mette un pochino. Sono i blog. Non ti so rispondere. Allora, a un certo punto, leggendo la documentazione, insomma, dovevo affrontare questo caso d'uso, ho detto, ma il caching, contattori atomici, script atomico, ho un'idea per risolvere il mio problema. Qual è il mio problema? Il mio problema è che noi assorbiamo in real time stream di documenti da internet. E il grosso problema è che abbiamo tra il 20 e il 50% di duplicati, cioè ci sono documenti che ci entrano più volte nell'arco magari di 72 ore, quindi non più volte uno dietro l'altro che sono facilmente identificabili. E i duplicati sono il male perché nessuno ce li paga, i clienti non li vogliono ovviamente, perché poi vogliono contare numeri, vogliono contare opinioni, vogliono contare il numero di tweet e devono essere giusti. Il basic scenario che avevamo più o meno è questo qua. Noi abbiamo una serie di produttori che non sono nient'altro che crawler o scraper che vanno in giro per la rete e diciamo che producono 5.000 documenti. Allora è facile mettere un duplicate detector, magari lo fai lavorare in RAM, con tanta RAM, e fai in modo che alla parte pesante dell'analisi, che è nell'EP, ne passino solo i 3 milioni che effettivamente servono. E questi sono i numeri, più o meno. Sono più o meno lì. Questo è il carico giornaliero che più o meno abbiamo. L'altra opzione che avevamo era continuare a fare come abbiamo fatto fino ad allora, e cioè sbattere sempre 5 milioni fino allo storage ed eliminarli nello storage. Però, visto che la fase più pesante è questa qua, non ha molto senso sovraccaricarlo. Ovviamente potevamo agire sui produttori, ma sfortunatamente non si può. Non si può perché abbiamo anche del codice vecchio su cui non si riesce più a mettere le mani, che dovrebbe essere sostituito da qui a non si sa quando, e non è neanche in mano a nostra, ma in mano all'altra azienda.
E quindi abbiamo deciso di evitare di mandarlo in analisi, filtrandoli e buttandoli via. Cosa sono i documenti? Parliamo di tweet, Facebook, blog, forum, eccetera. Okay. C'è un po' di tutto, quindi dai 140 ai 30k. Ognuno di questi documenti ha una sua ID naturale che le viene data all'origine. I tweet sono facili, hanno uno status ID. Facebook ha un'ID interna che si capisce, anche Instagram mi pare che un'ID interna, così come G+. I forum, l'unica ID possibile è l'URL, e sono grosse. Idem per i blog, non è che si possa fare molto altro. Tra l'altro lì c'è anche, ci sarebbe un altro problema, che ci sono anche gli URL shortener. E oltre a rallentare la vostra navigazione quando ce ne sono 3 o 4 in fila, perché avete il TCO che va su Bitly, che va su... quelli ovviamente hanno fregato tutta l'univocità degli URL. Quindi cerchiamo di espanderle o di averle espanse il più possibile. Però l'altra cosa è che fino all'altro ieri sul vecchio sistema effettivamente utilizzavamo internamente queste ID. Adesso non le vogliamo più, vogliamo le nostre ID, non vogliamo più le ID naturali loro, perché poi sono tutte a lunghezze diverse, le URL per capirle ci vuole un sacco, no buono. Anche perché poi in effetti lo scenario è molto più complicato. Per scalare noi abbiamo produttori distribuiti e analisi distribuite su più macchine. Anche lo storage sostanzialmente distribuito, ma possiamo vederlo come un blocco solo. E quindi non possiamo lavorare in RAM qua dentro, ma dobbiamo avere qualcosa di condiviso tra tutti gli attori che sono distribuiti su varie macchine. E quindi ci abbiamo messo Redis qua. Redis cosa fa lì in mezzo? Allora, quindi cosa vogliamo fare? Noi vogliamo mappare le chiavi naturali, le chiavi esterne su qualcosa di nostro e univoco. Allora abbiamo pensato di generare ID usando dei contatori atomici per giorno, per singolo giorno. Quindi abbiamo le ID partizionate per giorno. Non è possibile. Per cui abbiamo dei contatori fatti così, ad esempio dei 2 punti, la giornata di oggi mi restituisce 12.566. Magari se vado a vedere il 10 ottobre mi dà 2 milioni e qualcosa. E cosa cacciamo? La chiave è la chiave esterna, quindi ad esempio TV sta per Twitter e lo status ID che ci fornisce tutto. E questa è la chiave interna che è la parte di sharding, quindi il nome del contatore giornaliero, il valore che aveva quando ho staccato l'ID. Sì, ritornare alla slide. Sì, certo. Quel 12576 è un altro incrementale. Sì, facendo incr di quella chiave lì, che è il nome di un contatore, ho ottenuto quel valore. Ogni giorno si azzera? Sì, abbiamo un contatore per giorno. In questo modo l'ID al massimo, il valore numerico dell'ID al massimo è 4 milioni. Quindi partizionando per giorno, perché almeno la data dei documenti, quello più o meno è giusto. Quindi sappiamo di dover andare a staccare l'ID da un certo giorno. Più o meno, ad esempio, Instagram fa una cosa simile. È uscito un bel post su come generano l'ID loro internamente, che spiegava un po' tutto, usano anche loro delle cose così, per evitare di avere ID troppo lunghe. In questo modo l'ID al massimo è qualche decina di byte, non di più. Soprattutto perché questo oggetto che noi generiamo, che chiamiamo simpaticamente Global ID, viene appiccicato il documento che viene salvato su vari sistemi di storage, e quindi ci si può riferire a lui sempre con lo stesso ID.
Quindi come operiamo su questo oggetto? Operiamo così. Le chiavi naturali sono cacheate con un TTL di circa 72 ore. Sappiamo che al massimo i duplicati ci rientrano nell'arco di 72 ore. Qualsiasi documento che arrivi out of time, quindi che è più vecchio di 72 ore, viene parcheggiato e poi lo rielaboriamo con calma. Non sono tantissimi e possiamo farlo con calma. Soprattutto se non andare dei recuperi di dati, eccetera, quindi non c'è fretta. Non servono immediatamente. Normalmente i documenti duplicati, che vengono identificati come duplicati, non passano avanti e vengono droppati, però si potrebbero anche, non so, contare, sì, contiamo anche quanti sono, facciamo delle statistiche di questo tipo. Quindi ricordiamoci, gli script due sono eseguiti atomicamente, e allora abbiamo pensato di farlo tutto server side. Per cui ho scritto uno script che semplicemente mi restituisce la precedente ID se la trova, oppure ne genera una nuova, stora l'ID naturale in cache e mi restituisce la nuova ID. Per cui tutto si riduce lato client a fare questo lavoro qua. E va al SHA, dove SHA è lo SHA dello script che io ho buttato dentro. I parametri sono il nome del contatore, quindi oggi, e l'ID naturale che voglio cercare. Se c'è, se non c'è, mi stacca una nuova ID, me la restituisce, e quindi facendo il get di quello lì ottengo questo valore, lo stesso. Ok, quindi il secondo documento che entra, duplicato. Normalmente su Twitter arrivano molto vicini, duplicati. Succede, se voi vi mettete sullo stream di Twitter vedete che avete duplicato. Me lo trova e basta, non vado avanti. Lo so far vedere lo scritto, parlare del soggetto. Allora, dove siamo adesso col deployment? Come ho detto prima, siamo in preproduzione, abbiamo un singolo server per ora, e si sta tenendo in pancia 70 milioni di chiavi, occupa circa 10 giga di RAM, quindi neanche tanto, la macchina non è carica, c'è altra roba che ci gira sopra. Probabilmente andremo in produzione con un semplice master slave, senza preoccuparci di Redis cluster o altre strategie. Tra l'altro, appunto, 70 milioni sono molte, sostenendo circa un mese di dati, l'idea è quella di tenere non più di una settimana dentro, per cui stiamo esagerando, insomma. Abbiamo le alternative che abbiamo analizzato o usato. Abbiamo una implementazione simile a questa fatta su Postgres, che lavora su volumi molto, molto, molto più bassi. Semplicemente ci sono delle sequence, una tabella, oggi come oggi forse potrebbe usare anche Store per storare le cose. Abbiamo un'altra implementazione alternativa a questa, sviluppata con Hazelcast. Noi lavoriamo principalmente in Java, per motivi prestazionali soprattutto. E questa funziona benissimo. Ne abbiamo un'altra versione che sta girando da 2 anni senza nessun problema. Il problema è che è totalmente in memoria e non c'è persistenza sul disco, quindi ad esempio anche i contatori non verrebbero persistiti, bisogna scriversi il proprio persistore di questa roba qua. Io non avevo tanto voglia di scriverlo, visto che Redis funziona, lo fa da solo. Ok, per ora mi va bene quello. Però ad esempio, non so, questo l'abbiamo tenuto ed è continuamente mantenuto perché può servire magari se si va da qualche cliente, non gli si vuole installare anche Redis, ma si usa questo e poi insomma in qualche modo ci si arrangia. Non abbiamo tempo per domande, quindi... Sì, c'è comunque il momento dopo, quindi se avete qualche domanda dopo io sono disponibile. Non sono master di Redis, però posso raccontarci. Le slide le metto poi su SlideShare. Sì, anche
anche sui canali di GoldenMotion. Sì, poi ve le passo. Quindi, ok. Grazie. E venite giù. Non sai che dobbiamo, dicevamo prima che abbiamo un po' di problemi con i computer stasera, un po' di problemi con la rete, però mi fretta un po'. Che impressione avete avuto, dai, per piacere la vista? Lo conoscevate? Sì, lo usate? Okay. Grazie. Allora, vai. Vi lascio a Tumeo. Io faccio solo da tramite per introdurre poi Simone, che si sta preparando. Immagino abbia cose molto interessanti da raccontarci con il suo HTTP 2.0. Anche Simone sarà uno dei nostri speaker appunto a GoldenMotion Milano. E che poi Lisbona a Milano, non mi ricordo? Senta, avevo fatto due submission e credo una è stata accettata e non mi ricordo quale delle due. Comunque una era in collaborazione con Mario, su volevamo fare una specie di siparietto tra un programmatore funzionale e un programmatore object oriented. Sì, Mario Fusco. E funziona anche bene dal punto di vista visivo, perché io sono così e invece Mario ha capelli lunghi, una barba lunghissima, il cappello, quindi insomma faceva una bella scena. Comunque Mario Fusco farà un workshop su Java 8, Lambda 6, functional programming. Quindi insomma ci sarà comunque modo, se qualcuno conosce, se siete interessati, potete comunque leggere, vedere quello di cui parlerà, insomma, perché sembra che sia una cosa abbastanza piuttosto interessante, insomma. Almeno questa è la mia impressione. Sai Simone, tutto tuo. Sì, sto aspettando che... Ok, allora cominciamo e parliamo di HTTP 2.0. Allora, volevo solo fare un piccolo poll e vedere un po' chi si occupa, chi fa lo sviluppatore web. Circa metà. E chi non fa lo sviluppatore web, fa lo sviluppatore server side, tipo database, tipo applicazioni altre, eccetera, oppure non si occupa proprio di programmazione, eccetera? Niente programmazione. Ok. Allora, no, cercherò di andare troppo nel dettaglio. Allora, quanti di voi sanno qual è la versione attuale di HTTP? Oh, è circa metà di nuovo. Ok. Allora, vedremo in dettaglio, vi racconterò un po' di storia, eccetera, e poi anche un po' di quello che succederà in futuro. Perfetto. Allora, mi chiamo Simone Bordet, lavoro per una società americana che si chiama WebTide, che fa parte di un'altra società americana che si chiama Intalio, e in questa società sponsorizza due progetti open source. Uno è Jetty, che è un servlet container, quindi penso lo conosciate, insomma è uno delle alternative a Tomcat, Glassfish, eccetera.
E l'altro progetto invece si chiama CometD ed è una libreria per fare web messaging, cioè per fare quello che normalmente si fa con i sistemi di code, di publish, subscribe, eccetera, però invece che farlo server side con dei protocolli particolari si fa sul web, quindi lo fate tra il browser e altri browser, tra il browser e il server e così via. Contribuisco a progetti open source ormai da circa 15 anni, tra le altre cose appunto ho contribuito a JBoss, ho contribuito a un altro progetto che si chiama MX4J, a Jetty, CometD, eccetera, eccetera. Parte del lavoro che faccio su Jetty e su CometD si occupa anche di performance tuning, quindi mi sono fatto un po' anche esperienza e le ossa a fare performance tuning sulle JVM. Allora, vediamo un po' perché. Perché si è andati e si sta evolvendo il protocollo HTTP alla versione 2.0. Okay? Questa qui è la pagina del 1996 del v3c.org. Era costituita da un solo file HTML per un totale di 600 bytes. Sono bytes, non kilobytes. Okay? Quindi era una pagina molto molto semplice. E 96 era anche l'anno in cui il protocollo HTTP era stato progettato, è uscito lo standard del protocollo HTTP proprio in quell'anno lì. Fast forward al 2014, e questa è la stessa pagina del v3c.org nel 2014, è fatta da 39 risorse per 347 kilobyte, un HTML, 4 CSS, 2 JavaScript e 32 immagini. La cosa interessante è che questa pagina qua non è neanche lontanamente simile, pur essendo circa 500 volte più grande della pagina del 96, non è neanche lontanamente simile alla pagina media di internet. Google ha fatto delle statistiche e hanno trovato che una pagina media internet ha circa 80 risorse e cuba sopra un megabyte. Quindi ogni volta che voi navigate una pagina sul web, scaricate circa un megabyte di roba e vi connettete 80 volte per scaricare tutte le risorse che sono necessarie per quella pagina, probabilmente da circa 30 domini diversi. Questa è la pagina media internet di oggi. Vediamo un altro esempio, che è quello della CNN, sempre 2014, 108 risorse, 3 megabyte. Ok, e qui abbiamo 9 HTML, un CSS, 15 JavaScript e 83 immagini. Ora, questa pagina fa 108 richieste per fare il rendering della pagina e basta, e ci mette circa 4 secondi a fare il rendering su qua dall'Italia, insomma. Non so i trucchi che usa per fare questa cosa, ma sono stati molto bravi, ve l'assicuro. Allora, la cosa evidente che questa pagina qua e quella del V3C del 96 sono completamente diverse. Cosa è successo in questi circa 20 anni? Che il web è completamente esploso. HTTP è probabilmente il protocollo applicativo di più successo che c'è mai stato nella storia dell'informatica. Però è un protocollo vecchio, è stato progettato 20 anni fa ed è stato progettato per le pagine di 20 anni fa e non per le pagine di oggi. Okay? Quindi, in particolare, è estremamente inefficiente perché è un protocollo testuale e i protocolli testuali sono notoriamente difficili, consumano un sacco di risorse per essere convertiti in un oggetto che poi voi potete usare nelle vostre applicazioni. E soprattutto, per esempio, non ha queste due caratteristiche che sono quelle comuni dei protocolli moderni, che sono multiplexing, cioè la capacità di mandare più richieste su una singola connessione, e non c'è nessun concetto per fare resource correlation, cioè quando voi scaricate una pagina HTML, quella pagina ha dei riferimenti ad altre risorse, JavaScript, CSS, che sono specifici di quella pagina, possono essere anche condivisi tra più pagine, però quella pagina ha bisogno di quelle risorse secondarie. L'immagine che c'è al centro di quella pagina è una risorsa secondaria di quella pagina. Tuttavia in HTTP 1.1 non c'è un modo di dire
guarda che questa immagine qua che dovrai scaricare perché hai bisogno di questa pagina HTML è correlata a questa pagina HTML, non c'è un modo, lo fa il browser, voi scaricate l'HTML, il browser fa il parsing dell'HTML e dice, oh guarda, c'è un'immagine, faccio una richiesta e mi ritorna l'immagine di nuovo, ok? Cosa succede? Che a causa di queste inefficienze e del fatto che HTTP 1.1 è un protocollo vecchio, gli sviluppatori web hanno dovuto trovare dei modi per circuire il protocollo, per trovare dei workaround ai problemi che il protocollo stesso porta. Per esempio, questi sono tre trucchetti che vengono regolarmente proposti ed effettuati, hanno scritto dei libri su come fare a fare meglio questi trucchetti, ci sono dei framework che usano queste tecniche per essere più veloci e più performanti, e sono in particolare domain sharding, resource inlining e image spriting. Chi di voi ha sentito parlare di questi tre trucchetti? Poche persone. Ok, allora, domain sharding funziona così. Siccome i browser aprono un numero di connessioni limitato per ogni dominio, qual è il trucco? Se io il mio sito, invece di metterlo solo su domain.com, lo metto su images.domain.com, css.domain.com e www.domain.com, istantaneamente ho triplicato il numero di domini, che vuol dire che ho triplicato il numero di connessioni che i browser possono aprire per scaricare le risorse che servono alla mia pagina, ok? Allora, in questo modo ovviamente ho triplicato la capacità del browser di richiedere delle informazioni in modo parallelo. A volte succede che neanche questo basta e si usano gli altri due trucchetti, cioè uno è quello del resource inlining, cioè quando voi scaricate la pagina e quella pagina ha bisogno per esempio di un'immagine o di un CSS, il CSS non è scritto come link, rel e l'url del CSS, ma viene embeddato nella pagina. La stessa cosa si può fare per le immagini, non è una tecnica molto nota, ma si può fare. Un'altra tecnica che si chiama image spriting, qual è? Quando voi avete tante piccole icone nella vostra pagina, invece di scaricarle tutte una per una, cosa fate? Avete fatto sul server una singola immagine formata da tutte le vostre immaginette, una attaccata all'altra. Fate una singola richiesta, scaricate questa immagine composta, dopodiché dovete andare nel CSS e usare dei trucchetti CSS per posizionarvi nel modo preciso proprio sull'immagine che volete visualizzare in quel momento. Immaginatevi la complessità di questa soluzione. Questa cosa si fa non perché non c'è motivo di fare questa cosa, se non per il fatto che il protocollo HTTP è un protocollo vecchio e voi dovete tutte le volte, per richiedere le vostre 10 immagini, dovete fare 10 richieste, e se non avete 10 connessioni, queste 10 richieste non potete farle in parallelo. Se aprite solo due connessioni, potete fare due richieste, aspettare che queste tornino indietro, poi farne altre due, aspettare che tornino indietro, e così via per 5 volte finché le avete scaricate tutte 10. Ok? Quindi il protocollo è d'impiccio, è proprio lui che è d'impiccio. Cosa succede nel mondo dei client, dei browser? Che c'è una guerra aperta a chi fa il browser più veloce. Questa è stata, come dire, qualche anno fa c'è stata la guerra ai JavaScript engine più veloci, perché c'era stato questo boom di queste applicazioni client-side, quindi tutti gli engine JavaScript hanno avuto un salto di performance incredibile. Adesso, tutto sommato, siamo arrivati anche lì a una specie di plateau, per cui tutti gli engine dei browser funzionano molto bene, e cercano di velocizzare il rendering delle pagine. Quindi cosa fanno i browser? Sono diventati dei mostri di complessità e quasi quasi predicano il futuro. Tant'è che, per esempio, Chrome e Firefox cosa fanno? Quando voi navigate, predicono quale sarà il prossimo sito che voi andrete a navigare e cominciano ad aprire delle connessioni verso quel sito sperando che voi poi dopo li usiate, anche se poi in realtà poi dopo magari vi suona l'intervallo, vi chiama un collega, andate a pranzo, lui ha aperto delle connessioni
sperando che le usaste, non le usate più, non importa, però il fatto di aver aperto già quelle connessioni vi permette di fare un rendering delle pagine successive più veloce. Ok? Allora, cosa abbiamo visto finora? Abbiamo visto che HTTP è un protocollo vecchio. A causa dell'inefficienza di HTTP, gli sviluppatori web hanno dovuto trovare dei workaround ai problemi del protocollo. Non solo. I browser hanno cercato di diventare più veloci anche a scapito della specifica HTTP stessa. La specifica HTTP dice non si dovrebbero aprire più di due connessioni per ogni dominio. Questo è proprio scritto nella specifica. Tutti i browser di oggi ne aprono 6. Perché ne aprono 6? Perché hanno, in questo modo, triplicano la capacità di mandare richieste verso un dominio e di ottenere risposte. Qualcuno mi dirà, ma perché non 8? Probabilmente si sarebbe andati a 8, a 10, se non fosse arrivato HTTP 2.0. Ci siamo fermati appena prima del baratro. Vi potete immaginare che cosa devono fare i server, ok? I server vogliono veramente essere più veloci possibili. Questi sono 5 report interessanti di siti grossi, in particolare che ve li racconto. Il primo è Shopzilla. Hanno ridotto il tempo di rendering della pagina, della loro home page, da 6 secondi a 1,2. Ok? Che cosa hanno ottenuto in cambio? Più 12% di fatturato, più 25% di pagine viste. Lo ripeto, più 12% di fatturato. Sono numeri che sono difficili da fare e solo quello che importava era questa cosa. Okay? Secondo esempio, Amazon.com, 100 millisecondi. 100 millisecondi più 1% di fatturato. Immaginate il fatturato che fa Amazon.com e il numero, sono probabilmente fantastiliardi, quindi l'1% di un fantastiliardo è sempre un fantastiliardo e quindi sono un sacco di soldi solo per 100 millisecondi. Solo per darvi un'idea di quanto sono lunghi 100 millisecondi, quando voi sbattete le palpebre sono 300 millisecondi, quindi questa cosa qua non è neanche visibile all'occhio umano, alla vostra esperienza, però l'hanno misurata. Okay? L'ho proprio visto, noi tagliamo 100 millisecondi da ogni pagina, 1% in più di fatturato. American Online, cosa hanno fatto? Hanno detto, prendiamo tutti gli utenti, quelli che riescono a vedere le pagine in modo più veloce, okay? Perché magari sono più vicini ai server, eccetera, eccetera, navigano il 50% di pagine in più rispetto agli utenti che vedono le pagine più lentamente. Yahoo! Sono passati ogni 400 millisecondi tagliati nella visualizzazione della pagina, quindi battito di ciglia, fanno il 9% in più di pagine visitate. Mozilla! Hanno ridotto di 2,2 secondi il rendering della home page di Mozilla, più 60 milioni di download di Firefox. Ok? Allora, sono numeri importanti e sono tutti legati ai soldi. Non vi sto parlando di un dettaglio tecnico, per cui sono qui a parlarvi delle differenze che ci sono tra HTTP 1.1 e 2.0 dal punto di vista tecnico, ve ne parlerò anche, però ci sono dietro delle enormi motivazioni legate all'economia e quindi ai soldi che vengono fatti. Guardiamo, quindi adesso andiamo un po' nel dettaglio e guardiamo un po' che cosa cambia nel protocollo HTTP 2.0. La prima cosa che cambia è che il protocollo non è più un protocollo testuale, ma è un protocollo binario. Questo fa sì che chi implementa il protocollo abbia la possibilità di essere molto più efficiente, di usare molte meno risorse per gestire una richiesta e risposta HTTP. Il protocollo HTTP 2.0 è basato su un altro protocollo che è stato un esperimento di Google che è ancora vivo, che si chiama Speedy. Quanti di voi hanno un account Gmail?
Tutti praticamente. Chi di voi usa un browser recente tipo Chrome 30 pass, Firefox 30 pass, eccetera? Non state più parlando HTTP con i server Google da circa 2 anni. Non so se ve ne eravate accorti, non ve ne siete mai accorti. In realtà quello che succede è che Chrome parla il protocollo SPIDI con i server Google e molto a breve parlerà HTTP 2.0. Tutto questo è stato trasparente per gli utenti. Questo succede con Firefox, con Chrome e anche con Internet Explorer, che si è aggiornato anche lui a usare SPIDI. Questo è un po' il trucco, è la cosa principale che cambierà dal punto di vista del deployment di HTTP 2.0, che quasi tutti hanno implementato HTTP 2.0 solo over TLS, quindi usando SSL. Ok? Perché? Ci sono 2 motivi principali. Il primo è stato le famose figuracce che sono state fatte dal punto di vista della privacy recentemente, no? L'NSA che spiava e quant'altro. E quindi tutti quanti dicono, benissimo, noi vogliamo cercare di rendere il web un posto più sicuro e quindi usiamo TLS. L'altro motivo principale è che Internet è un sistema molto eterogeneo. Quindi quando voi parlate dal vostro browser al server, in realtà state passando attraverso tutta una serie di intermediari. Non è detto che tutti questi intermediari possano aggiornarsi alle nuove tecnologie, ai nuovi protocolli, tutti quanti insieme. Però c'è un protocollo che tutti gli intermediari rispettano, che è proprio il protocollo TLS. Perché? Perché nessun intermediario può vedere quello che passa dentro, perché è criptato. Quindi l'unica cosa che possono fare gli intermediari in questo caso è prendere i byte che arrivano da una parte, che sono criptati, e mandarli dall'altra parte verso la destinazione. Sempre criptati, senza guardarli dentro, senza cambiarli. Questo ovviamente fa sì che il rate di connessione con successo per nuovi protocolli sia molto più elevato. Perché? Perché voi prendete il protocollo TLS, dentro ci mettete dei byte binari, mentre prima ci mettevate dei byte testuali, e nessuno se ne accorge se non il client e il server finale. Tutti quelli in mezzo vedono semplicemente dei byte criptati. Questo pone un problema interessante, che è quello dei transparent proxy. Per esempio, parlavo con un gruppo di persone che si occupa di, tra le altre cose, di offrire connettività internet a nazioni del terzo mondo, per esempio Africa, eccetera. In quelle nazioni l'uso di internet è ancora molto caro, non esiste una tariffa flat, ma paghi per quanto navighi. Cosa fanno questi proxy? Semplicemente dicono, benissimo, tu vuoi andare alla pagina di Twitter, non ti faccio fare tutto il cammino e ti faccio aspettare che la pagina torni indietro dal server vero di Twitter. Sono io che ogni tanto mi collego, ti cache la pagina qua in locale, così che quando tu ti connetti col tuo dispositivo la pagina ti torna indietro molto più velocemente e tu paghi di meno. Ovviamente questo è un grosso problema con TLS, perché? Perché il proxy non sa qual è la pagina che state richiedendo, non è criptata, quindi non sa dove state andando. Quindi l'unica cosa che può fare è semplicemente forwardare il traffico, eccetera. Questo è un problema che verrà gestito dal gruppo di esperti di HTTP 2.0 o da qualche altro gruppo, però insomma ci sono, a volte per avere la privacy bisogna rinunciare a qualcos'altro. Un'altra importante caratteristica di HTTP 2.0 è che finalmente è un protocollo multiplexed. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando voi aprite una connessione verso il server, su questa connessione invece che mandare una richiesta solamente e dover aspettare che la risposta torni indietro, finalmente ci potete mandare tante richieste in parallelo. Okay? Esiste un ID univoco che identifica ogni richiesta, per cui queste richieste non solo vengono mandate in parallelo, ma anche possono tornare out of order, nel senso che voi mandate la richiesta 1, 2, 3, però magari la 2 è quella più veloce e torna per prima. Okay? Però, avendo questo ID che le identifica, si può correlare la richiesta con la risposta. Questo ovviamente fa in modo che questa cosa del domain sharding non è più necessaria. Il motivo per cui facevamo il domain sharding era proprio quello di moltiplicare il numero di connessioni per poter andare in parallelo.
non mi serve neanche più lo spriting, l'image spriting, perché per lo stesso motivo, se prima dovevo fare 10 richieste per ottenere queste immaginette e le potevo fare, nell'esempio che avevo fatto, solo a due, adesso non ho più questo limite. Io apro una singola connessione, ci sparo dentro le mie 10 richieste per chiedere tutte e 10 le icone e queste mi ritornano in un singolo round trip. Ok? Un'altra ottimizzazione importante che è stata fatta è quella della compressione degli header HTTP. Se voi analizzate una richiesta HTTP che viene fatta, è circa 600 bytes, di cui 500 o 550 o anche di più sono sempre gli stessi. Perché sono sempre gli stessi? Perché i browser mandano, per esempio, una bella stringona lunga che si chiama user agent, che identifica il browser. Ma è sempre la stessa, perché il browser che state usando è sempre quello. Questa stringa viene mandata avanti e indietro per tutte le richieste HTTP che voi fate col vostro browser. Allora, noi abbiamo fatto degli studi su quanto è efficace questa compressione qua. Non ancora per HTTP 2.0, ma per Speedy, però la differenza è minima. Allora, quello che riusciamo a fare è questo, che una richiesta HTTP passa da circa 600 bytes a 20. Ok, immaginatevi, se voi siete una persona che paga il traffico internet, e questo ovviamente succede anche per le risposte, se pagate il traffico internet in base al numero di byte che passano attraverso il vostro provider, qui state salvando un sacco di soldi, di nuovo. Senza contare tutta una serie di ottimizzazioni di basso livello di cui non vi sto a parlare, che c'entrano con TCP, che adesso si possono fare, che con HTTP 1.1 non si potevano fare. Con HTTP 2.0 i browser possono dare una priorità alle richieste che fanno. Okay? Quindi, per esempio, immaginatevi il sito della CNN. Molto probabilmente le immagini hanno un valore di impatto visivo superiore a quella del testo, quindi io quello che posso fare è, ok, fai la richiesta per l'HTML, poi fai la richiesta per le immagini, ma voglio che la richiesta per le immagini abbia priorità, per esempio, su quella dei JavaScript o del CSS, perché quello che voglio fare è impressionare l'utente subito, ok, con qualcosa di visivo. Il CSS o il JavaScript, se di sicuro mi serve, però ha una priorità leggermente minore. L'ultima feature molto interessante di HTTP 2.0 è la possibilità di gestire una correlazione tra le risorse delle pagine HTML, cosa che col protocollo 1.1 non si poteva assolutamente fare. Invece qui si può fare, è stato preso in considerazione. Come funziona il web di oggi? Funziona così, c'è una correlazione che è implicita, allora mettiamola nel protocollo, semplifichiamo le cose. Come funziona? Vi faccio un grafico che funziona molto meglio. Allora, qui abbiamo un client, un browser, con HTTP 1.1 e qui abbiamo un server, in questo caso Getty. Con HTTP 1.1 chiediamo index.html, è una pagina HTML, ci viene ritornata indietro, il browser comincia a fare il parsing della pagina e ci trova che all'inizio c'è un tag che dice mi serve un JavaScript e mi serve un CSS. E quindi fa altre due richieste in parallelo per queste due risorse. Dopodiché entrambe queste risorse tornano indietro, il browser fa il parsing di queste risorse, mentre fa il parsing del CSS si accorge che dentro il CSS c'è una definizione di un'immagine. Okay? Quindi deve fare un'altra richiesta verso il server per scaricare questa immagine. Ora, è chiaro che queste risorse sono correlate tra di loro, in particolare la prima è la risorsa primaria, le altre sono le risorse secondarie che dipendono da prima. Cosa facciamo e cosa abbiamo fatto noi in Getty o comunque cosa si può fare? Possiamo costruire una cache, ok? E con HTTP 2.0 e questa funzionalità di push, quello che possiamo fare è questo. Facciamo una richiesta per index.html sul server, so già che tanto ti servirà il JavaScript, il CSS e anche questa immagine. Quindi fai una richiesta e ti do 4 risposte. Ok? In questo modo vedete che le 4 risposte tornano indietro in un round trip invece che 3.
E questo ovviamente significa che se voi siete per esempio in Australia, Nuova Zelanda, dove il round trip al server più vicino è 400 millisecondi, siete passati da 1,2 secondi a 400 millisecondi. Vi ricordate Yahoo? Avete fatto già più 18% di pagine viste solo perché avete tolto 400 millisecondi. Cioè un fracco di soldi in più. Ok, abbiamo visto un po' le caratteristiche nuove di HTTP 2.0, adesso vediamo quando tutte queste cose saranno a disposizione. Allora, la specifica HTTP 2.0 è in uno stato che si chiama last call, vuol dire siamo alle fasi finali, insomma. Probabilmente sarà uno standard per il primo quarto del 2015, quindi tra qualche mese, ok? Quindi ci siamo quasi. La cosa bella è che già tutti i browser lo implementano già. Ci sono degli switch da abilitare, eccetera, però man mano che ci avviciniamo a questa data, sempre di più sarà che questi browser avranno abilitato di default la capacità di gestire HTTP 2.0. In particolare Firefox 34, che la versione attuale è la 33, la stabile, diciamo, la 33. Chrome 38 è già la versione stabile, è già implementa HTTP 2.0. Internet Explorer 11, la versione attuale è la 10, credo. Comunque c'è una versione con HTTP 2.0 anche su la versione 10, si chiama Developer Preview. E quindi è già qua. Quindi i client ci sono. I server? Beh, Twitter, Google, tutti i server grandi, diciamo, Facebook, eccetera, hanno già deployato HTTP 2.0, ok? L'hanno fatto perché il protocollo gli fa guadagnare un pacco di soldi. E questo è il motivo per cui l'hanno fatto. Non perché il protocollo è una cosa nuova, vabbè, sarà il futuro, lo mettiamo là, eccetera, eccetera. L'hanno fatto perché il rendering delle pagine di Twitter, di Google, di Facebook, eccetera, è molto più veloce. E abbiamo visto, dagli esempi che vi ho fatto, che più veloce vuol dire più soldi. Noi abbiamo, con Getty, col progetto Getty, abbiamo messo il nostro stesso sito web, webtile.com, viene servito anche in HTTP 2.0. Quindi se voi avete un browser con HTTP 2.0 abilitato, venite sul nostro sito e vi viene servito in HTTP 2.0. Quindi la risposta alla domanda quando è praticamente adesso, ok? Non è ancora, non siamo ancora all'ufficialità perché manca qualche mese, però ormai sia i browser che i server, eccetera, sono già pronti. E come vi dicevo, dal vostro punto di vista, come utilizzatori di internet, non ve ne accorgerete, così come non vi siete accorti che per 2 anni non stavate più utilizzando HTTP per connettervi a Gmail, per guardare YouTube, per fare i tweet o i blog su Google+, o per fare gli Hangout, eccetera. Tutte queste tecnologie, tutti questi siti, girano già su Speedy e gireranno in un brevissimo futuro su HTTP 2.0. C'è un altro, ovviamente non basta, perché stiamo passando da un protocollo testuale a un protocollo binario, bisogna anche aggiornare tutti i tool che sono di contorno alla possibilità di parlare HTTP con qualsiasi altro sistema. Quindi per esempio Curl, che è la libreria principale che viene usata nel mondo Unix, è già aggiornata e supporta HTTP 2.0. Nel mondo Java, esistono delle specifiche delle servlet per scrivere applicazioni web nel mondo Java, la specifica 4.0 supporterà HTTP 2.0. È una specifica che deve ancora partire, però noi del team di Getty facciamo parte del gruppo di persone che definirà le servlet 4.0 e avendo già esperienza nell'uso e nell'implementazione di HTTP 2.0 potremo dare il nostro contributo. Esiste anche una Java Enhancement Proposal, la numero 110, che finalmente toglierà dal JDK, o rimpiazzerà dal JDK Java Net URL Connection,
per sostituirla con un client HTTP che supporterà sia HTTP 1.1 che 2.0. Anche qui l'esistenza di questa enhancement proposal dipende in realtà da una particolarità tecnica che deve essere messa dentro l'implementazione del JDK di TLS, di cui in realtà mi sto occupando io insieme col gruppo di OpenJDK. Quindi ci sarà del lavoro da fare, però insomma ci stiamo arrivando. Okay? JDK 9 2016, quindi sarà di là da venire, però insomma, ci stiamo lavorando. Conclusione. Allora, cosa cambia? Per i web developer cambia poco, nel senso che per chi usa delle API, tipo servlet API, frameworks, JSF, eccetera, eccetera, queste API resteranno stabili, si useranno, verranno usate, ci penserà il container a parlare HTTP 2.0 invece che HTTP 1.1, voi scriverete l'applicazione come le avete sempre fatte. Ci sarà qualche API nuova, ok? Però nulla di stravolgente. La cosa importante è che dovete cominciare a dimenticarvi di cui vi parlavo, tipo il domain sharding, lo spriting, source inlining, eccetera, eccetera. Non servono più. Se non li fate è veramente molto meglio. Molto più semplice, dovete gestire tre domini diversi, virtual host, configuration dei virtual host sul vostro server. È veramente molto più complicato e l'unico motivo per fare tutta questa complicazione in più è perché dobbiamo usare HTTP 1.1. Se non dobbiamo più usare quello e usiamo un protocollo più efficiente, togliamo via tutta la complessità. JDK 9 verrà aggiornato, quindi insomma, nel futuro la vita sarà migliore, forse. Cosa cambia per i deployers, cioè DevOps, SysOps? C'è qualcuno di queste categorie qua? Sì. Uno, due, via. Allora, per voi quello che cambia è che ci sarà TLS dappertutto. Vuol dire che i vostri siti preferibilmente dovrete comprare un certificato, se non avete già comprato, perché gireranno principalmente su TLS. Non solo, dovete anche pensare a un cammino di migrazione delle vostre infrastrutture a questi nuovi server, per esempio Jetty 9.3, che supporta HTTP 2.0. Se non lo fate, cosa succede? Funziona tutto benissimo, non c'è nessun problema. Restate ancorati a HTTP 1.1 e vi perdete tutti i guadagni di cui vi parlavo, anche proprio quelli monetari, insomma, no? Non solo la parte dei servlet container, diciamo dei server, è importante, ma anche tutta la parte che riguarda l'infrastruttura di rete, per esempio il load balancer. Okay? Se voi avete un load balancer che termina il traffico TLS e che poi parla in chiaro verso i server, beh, una volta che avete decrittato il traffico, avete un protocollo binario che è HTTP 2.0 che il load balancer deve capire. Perché? Perché per fare sticking su un server particolare a seconda dei cookie o dell'indirizzo, eccetera, eccetera, deve capire il protocollo HTTP 2.0. Ora, non vi sbagliate, tutti i provider di questi apparati di rete stanno già lavorando a supportare HTTP 2.0, parlo di F5, parlo di tutti i grandi player in questo campo qua. Quindi, insomma, questo è un po' l'orizzonte di quello che succederà tra qualche mese, in realtà. Okay? Tra qualche mese, ma poi sarà diluito nel tempo, eccetera. Nessuno vi obbliga ad andare su HTTP 2.0, così come nessuno vi obbliga a lavorare per fare sì che la vostra pagina venga renderizzata in 1,2 secondi invece che 6 secondi. Potete tranquillamente stare a 6 secondi, non c'è nessun problema. Però diciamo che qui state, se non fate queste cose, potreste perdere un treno importante. Ecco, diciamo che questo è un po' tutto quello che avevo da dirvi. Sono stato, spero, abbastanza breve. Se avete domande così, sono a vostra disposizione. Se no, grazie di essere venuti. Volevo ricordarvi, che è una cosa importante che ha detto anche Frank prima, qui a Torino appunto, parecchi di voi lo sanno già, però
come attività del Java User Group Torino facciamo dei meeting praticamente mensili e parliamo di queste cose, quindi insomma sono argomenti interessanti e hanno anche l'obiettivo poi alla fine, così come succede qui, in, come succede stasera, di fare networking, quindi di conoscersi e di così, far nascere qualcosa, magari semplicemente parlando e chiacchierando. Grazie. Grazie Simone. Noi di CodeMotion l'obiettivo è di quello di collegare queste community, quindi far dialogare tra di loro e poi quando abbiamo questi eventi grandi come Milano a Roma è una vera festa, è come stare in famiglia dove abbiamo tutti la stessa passione, quindi è un evento molto interessante, quindi vi invito nuovamente se avete l'opportunità di partecipare ai nostri eventi. Abbiamo una sorpresa. Una sorpresa? Abbiamo una sorpresa. Abbiamo una sorpresa perché ovviamente, come vi ho detto in apertura, avevamo dei piccoli gadget che avremmo piacere di condividere con voi. E allora i nostri twittatori, anzi i twittatori di questa sera, sono iscritti. Allora, Stefano Porro. Ok. Voilà, maglietta. Grazie. Poi abbiamo Stefano Bachino. Da Milano, ma c'è scritto. Va bene, ok. E, allora, avevamo Massimiliano, un ragazzo che si è firmato soltanto Massimiliano. Mi sa che è giù, allora lo cerchiamo. E Marcello Del Ponte, eccoci. Grazie a te. Ok, visto che è un'altra maglietta rimasta e visto che noi a CodeMotion ci teniamo sempre molto alla partecipazione femminile, quindi ragazze ce ne sono poche, abbiamo pensato che sarebbe stato carino lasciare questa maglietta e il lanyard azzurro a una ragazza, quindi chi si offre? Su, di buon auspicio, un bel applauso. Questo per ricordare che il coding non è solo roba da maschi. Ragazzi, io vi ringrazio tanto di essere stati qui con noi, abbiamo preparato un piccolo rinfresco per stare ancora un pochino insieme e Simone è ancora qui per tutte le vostre domande. E